Grazie mille, sono veramente molto felice di essere arrivata qui stasera e iniziamo subito a vedere. Sono molti i motivi per cui amo veramente tanto, tanto, ancora dopo tanti anni il mio lavoro. Avere avuto la fortuna di lavorare, di studiare e lavorare all'Opificio delle Pietre Dure mi ha permesso ovviamente di lavorare su capolavori riconosciuti universalmente. Pochi esempi, anche installazioni più recenti, il Memoriale di Auschwitz, qui hanno fatto realizzato anche fra l'altro allo studio BPR di Milano, oltre a Pupino Samonà e altri. Sto lavorando attualmente al restauro del Leone X, del ritratto del Leone X di Raffaello, però in parallelo sono molti anni che mi appassiono anche a capolavori, non direi molti capolavori, opere di autori ignoti prevalentemente, che però sono ricoverati ormai da anni e anche recentemente in deposito, a seguito di danni provocati da calamità naturali. È ormai una passione la mia, insieme anche condivisa ad altri, con altri restauratori, altri colleghi dell'Opificio delle Pietre Dure, quella del recupero di questo grande patrimonio più sconosciuto ai più, ma di vitale importanza per le comunità locali che sono state colpite in genere da calamità naturali. È una storia, quella della mia passione, che diciamo comprende tutti i termini di questa parola, dallo slancio, dall'emozione fino alla pena anche, che si prova nel vedere poi come sono ridotte molte opere recuperate a seguito di queste catastrofi, e che nasce un po' dalla mia storia fiorentina. Io sono fiorentina, quindi dall'aver visto piccola nel 66 quello che l'alluvione ha provocato su migliaia, centinaia ma migliaia di opere d'arte, fino poi all'attentato del 93 dei Georgofili, che provocò anche in quel caso dei gravi danni a opere d'arte degli Uffizi e non solo, purtroppo anche con diversi morti, ma che è continuata a seguito di quella che è stato in questi ultimi anni, a partire dal 2009, tutta una sequenza sismica nell'Italia centrale, quindi con l'Abruzzo, poi nell'Italia nel nord con l'Emilia Romagna, in parte il Veneto e anche in parte la Lombardia, e poi infine purtroppo nel 2016 con il terremoto dell'Italia centrale di nuovo, ma che ha colpito solo in parte l'Abruzzo, ma principalmente le Marche e l'Umbria e in parte anche il Lazio. E qui mi vedete in panni un po' diversi, per far sì che anche la mia preparazione fosse maggiore ho preso parte anche a un corso specifico dei caschi blu della cultura, il primo corso che è stato fatto in Italia, in modo tale da avere anche degli strumenti in più a quelli diciamo tecnici, scientifici, che fanno parte del mio lavoro vero e proprio. E forse queste sono immagini che già conoscete, questa è Norcia, sono alcuni degli edifici di culto subito dopo le prime scosse del terremoto. Ho fatto parte anche, proprio con altri colleghi dell'Opificio delle Pietre Dure, anche di squadre di recupero proprio sul posto delle opere d'arte, insieme naturalmente alla Protezione Civile, perché sono loro che entrano per primi chiaramente nel recupero vero e proprio, ma laddove poi c'è la sicurezza, la possibilità di accedere, siamo noi tecnici del Ministero dei Beni Culturali poi recuperare nel vero senso delle parole le opere. Opere che poi vengono depositate in luoghi di ricovero. Per fortuna nel caso dell'Umbria, in questo grandissimo deposito, sono circa 4.000 metri quadri di deposito, realizzato per fortuna, unico esempio in Italia, molto prima di questi eventi, in previsione di catastrofi naturali, come del resto anche il nostro codice recita, ma non sempre viene poi realizzato, e che era rimasto vuoto per molti anni, ma che poi sfortunatamente poi si è riempito. Vedete, questi sono ad esempio alcuni momenti di recuperi e delle opere d'arte. Io sono quella col caschetto bianco che insieme
ai carabinieri del nucleo TPC e anche chiaramente alla protezione civile, quindi ai vigili del fuoco, laddove era possibile, si recuperano opere come ad esempio nel caso della tela nella diapositiva in basso, completamente lacerate, che probabilmente verrebbe voglia forse anche di lasciarle lì dove sono, perché non si capisce nemmeno bene, poi vedremo altri esempi più avanti, che cosa rappresentano. Le condizioni sono estreme, ma per fortuna vi dicevo poi di questo deposito. Ecco, io vorrei portare la vostra attenzione non tanto verso opere famose che poi siamo abituati a vedere nei musei oppure in mostra, ma proprio in luoghi non frequentati, non normalmente frequentati, ma dove le opere purtroppo rischiano di rimanere per molto molto tempo in attesa del vero e proprio restauro. Mancano i fondi, è un problema comune questo per la cultura, però appunto se non si dimenticano questi luoghi, se si vanno a visitare, poi vi darò anche gli estremi per poterlo fare, le opere, come dire, continuano a vivere e c'è anche la possibilità, la speranza di poterle restituire alla popolazione. Una popolazione che ne ha una urgente necessità, proprio per riappropriarsi di quei valori non solo storico-artistici dell'opera in sé, ma proprio della propria cultura, della propria identità. Potrei portarvi mille esempi, anche quella del signore anziano che non mi voleva restituire una piccola campana veramente insignificante dal punto di vista, diciamo, dell'importanza storico-artistica, perché aveva paura di non riaverla più indietro, perché nonostante fosse caduta completamente crollata la chiesa, il campanile, ma quella campana aveva per lui un significato incredibile. Quindi La bellezza sono anche questi gesti, sono anche questa comunque volersi riappropriare e tenersi, diciamo, tutte questi significati e di identità. Vedete, qui ci sono alcune immagini del deposito di Santo Chiodo, che è nella periferia di Spoleto, questo grandissimo deposito dove poi sono depositate opere di una molteplicità di tipologie diverse, da tele e tavole, dipinti su tele e su tavola, bronzi, sculture lignee, policrome, tessili, manufatti tessili, c'è veramente una varietà incredibile, e dove abbiamo anche realizzato l'opificio insieme alla soprintendenza dell'Umbria, ovviamente, anche un vero e proprio laboratorio di restauro, dove attuiamo una messa in sicurezza, che è un primo intervento in attesa che le opere vengano restaurate. Non ci sono i fondi, ripeto, per cui prima che le opere possano essere restaurate, passeranno sicuramente degli anni. Le ultime opere restaurate dopo l'alluvione di Firenze sono di pochi anni fa, sono passati più di 40 anni. Si sta parlando di circa 6.500 opere ricoverate in questo deposito. Immaginate quanto tempo occorrerà per restaurarle tutte. E allora il nostro intervento è quello di una messa in sicurezza, un primo pronto intervento, in modo tale da stabilizzare in qualche maniera il malato, da stabilizzare l'opera d'arte, in modo che il degrado già purtroppo insito dopo la catastrofe non progredisca. E anche una realizzazione di una schedatura conservativa e anche una, come dire, un'idea di priorità per il restauro futuro, in modo tale che la soprintendenza, cioè l'ente preposto per poi decidere a chi fare il restauro quando ci saranno i fondi, potrà decidere, diciamo, il malato più grave, chi avrà più prima bisogno di altre opere per il restauro. È un lavoro molto intenso che vede lavorare intensamente veramente squadre di restauratori, devo dire pagati pochissimo, lo fanno per passione, lo facciamo per passione veramente, lo facciamo perché lo sentiamo come un dovere. Cioè io mentre restauro, non lo dico, cioè mi viene quasi da non dirlo, ma ve lo dico, mentre sto restaurando lì al microscopio anche adesso Leone X, di una con particolari dettagli di una bellezza
incredibile, indicibile, che i più non vedono, perché chiaramente lo vedo col microscopio, lo vedo con una, in maniera così ravvicinata che più non, ai più non è dato vedere, non posso non pensare in parallelo a quello che ho da fare, che abbiamo da fare in questo deposito, a quello che dobbiamo fare proprio perché si possa restituire alle popolazioni nel più breve possibile tempo le opere. Guardate qui, adesso qui c'è una carrellata appunto che vi fa vedere quante tipologie di opere ci sono, e ritornando anche alla necessità di restituire alla popolazione opere che, come dire, sono anche di materiali non certo pregiati, però fanno parte del patrimonio proprio popolare, locale, anche fatte con materiali piuttosto poveri, ma che rientrano appunto in quello che è anche il tessuto sociale, e quindi anche il recuperare la possibilità, cioè il dare la possibilità a queste popolazioni di avere un recupero anche di un piccolo crocifisso che viene portato davanti a una chiesa che non esiste più. Perché in realtà questo crocifisso, nelle condizioni in cui l'abbiamo visto smembrato, è stato tolto dalle macerie di questa chiesa. Però diamo anche questa possibilità, quindi, come dire, è di un'importanza vitale. San Benedetto di Norcia, il recupero di tele che sono completamente smembrate per quanto riguarda il telaio, quindi il supporto, ma anche squarciate, vedete, ferite profondamente, ma che possono essere poi attraverso delle tecniche che noi conosciamo molto bene, in questo caso ad esempio tecniche che desumiamo dalla tecnica della messa in sicurezza e del restauro degli arazzi, possono come dire, essere messe nelle condizioni di attendere il restauro senza che il degrado aumenti. Opere che vengono recuperate in quelle condizioni, come vediamo nell'angolo sulla sinistra, viene voglia di buttare via tutto della serie, ma chi ve lo fa fare? Ma c'è qualcosa da recuperare? Bene, dopo, diciamo, tutta una serie di verifiche, di ricomposizioni, di attenzione, possiamo comunque ritrovare, come vedete, un'unità, che poi può essere, cioè un'opera, una tela che può essere restaurata, recuperata e restituita. Altri esempi, questo è un seguace di Giovanni Teotonico, messa in sicurezza anche di quest'opera in attesa che possa essere fatto il restauro, e là c'è la scheda con tutte le indicazioni. Altra tela recuperata in condizioni estreme, ma che dopo il nostro intervento sempre di messa in sicurezza riacquista una sua unità, e anche si può anche arrivare a rileggere quello che è rappresentato. Un grande crocifisso, 1,74 m per 1,74 m, sembra piccolo, guardate in che condizioni, due anni prima del terremoto era stato restaurato, guardate in che condizioni l'abbiamo recuperato, purtroppo quasi dopo 2 anni dal terremoto, perché non c'era la sicurezza di accesso per il recupero di quest'opera d'arte. Stanno ancora arrivando opere che stanno i vigili del fuoco recuperando, la protezione civile. Questo è metà del volto di questo crocifisso molto importante, guardate in che condizioni, ma anche questo riusciremo a restaurarlo, a restituirlo, certo non più come prima, perché qui ci saranno delle cicatrici ormai che non potremo cancellare. Ho portato soltanto questi personaggi perché vorrei invitarvi e soprattutto dire che è importante non spengere l'attenzione su queste problematiche, su questi depositi, su quello che stiamo facendo. Per cui anche voi siete invitati, cioè è importante che anche i media, per quanto diciamo così, è sempre molto rumore, ma siano attenti, la politica uguale, comunque il pubblico. Per cui io ho inserito, vedete, possiamo visitare il deposito del Santo Chiodo, è gratis, veramente, non viene richiesto niente. Basta scrivere alla soprintendenza dell'Umbria, parlare con questa signora Melania Tordoni, a questo numero di telefono, e chiedere di visitare. E poi magari anche, perché no, partecipare
anche se poi noi come Ministero dei Beni Culturali, come dire, non abbiamo la possibilità di un portafoglio, ma ci sono varie possibilità e varie idee per poter contribuire in qualche maniera. L'importante è anche comunque andare a visitare e guardare queste opere. Grazie.